speriamo ci sia il nostro amico Andrea, un amico new entry, possiamo definirlo così. Andrea, buongiorno, ci sei? Aspetta, buongiorno a tutti. Oh, eccoti. L'ospitalità e tutto questo amore che mi sta arrivando in questi giorni. Ma perché tu hai donato amore, di conseguenza l'amore chiama amore, no? In teoria dovrebbe essere così. Non sempre è così, però. Allora, intanto, Andrea, tu diciamo che ci siamo conosciuti in maniera molto casuale negli ultimi giorni. E questo ci fa tanto piacere, perché Andrea Taloni, che è, come abbiamo già anche raccontato ieri, questo canale su YouTube Calcio Pazzo, intanto da quanto tempo hai dato vita a questa iniziativa? Allora, in realtà era nato tutto come un canale prettamente romanista, perché io nasco come cantautore, cioè mi piace fare canzoni inedite dedicate alla mia squadra del cuore. Dopodiché, per farlo crescere un pochino, ho detto proprio perché, siccome amo il calcio, parliamo un po' di anche di altre squadre. E poi piano piano, appassionandomi sempre di più, ho detto ma perché non scendiamo di categoria o iniziamo la Serie B? Ho detto ma perché non scendiamo ancora di più? Ci sono delle bellissime realtà, penso che addirittura parlo anche del Palermo, cioè ci sono comunque realtà importanti che non stanno vivendo un buon momento. E perché dimenticarle? Non è giusto. Bravo, così, bravo. Piano piano, insomma. E invece ci raccontavi. Poi amo tutto il calcio meridionale io. Ma come mai hai questa passione per il calcio meridionale? Da dove nasce? Guarda, non ho, tutti me l'hanno chiesto, non ho discendenze. Io sono discendenze romane e limitrofe nei paesi, insomma, del Lazio, che è una parola che pronuncio anche con difficoltà, la parola Lazio, però diciamo che ho queste discendenze qua. Però la passionalità, il modo di rapportarsi alla vita e al calcio, poi il fatto è comunque vengo sempre in vacanza giù, si mangia bene, e per cui l'amore l'amore quando arriva è una cosa che nasce in erba selvatica, no? Non è che non nasce sempre solo in cattività, empatia, no? non si può spiegare. E invece per quello che riguarda la regina, ecco, rimaniamo in casa nostra, ecco, tu hai raccontato un po' un aneddoto, no? Di come è nata questa vicinanza ai colori amaranto. Sì, in pratica io ero piccolo, insomma intorno ai 20 anni, e ero già abbonato alla Roma, e vado allo stadio a vedere la finale di Coppa UEFA Roma-Inter. Tra l'altro poi l'Inter ci alzò la Coppa in faccia, vabbè, noi all'Olimpico abbiamo sempre perso le finali, e vidi un tifoso della regina, tutto vestito della regina, col cappello, con la sciarpa. Anche perché eravamo, diciamo, c'era una simpatia con la Roma, c'è stata per tantissimi anni, poi insomma qualcosa è andato un po' così, ma c'è stata, io ricordo la Roma, anzi prima finisce poi parliamo dell'aneddoto di Roma regina. Sì. Dice, hai visto questo tifoso tutto vestito da amaranto? Ho visto questo tifoso che stava lì in mezzo ai tifosi della Roma, e tutti lo stavano ringraziando, perché comunque si era fatto bei chilometri per venire a tifare Roma in mezzo a noi. E mi ha colpito sta cosa, e per cui ho iniziato un po' a interessarmi. Poi di lì a qualche anno la regina sarebbe anche venuta in Serie A, tra l'altro, se non ricordo male, è venuta anche a Roma a batterci con Cozza e Cirillo. Ricordi benissimo, non male, ricordi benissimo. C'era 10.000 tifosi lì, ma all'epoca ricordo una Roma veramente amaranto, si camminava per le strade, e poi appunto c'era questa simpatia, quindi senza alcun problema. Ricordo le zone più belle di Roma, tutte queste bandiere amaranto, abbiamo praticamente invaso Roma. E ci siamo portati quella bella vittoria a casa. Qualcuno ci definì, non facciamo nomi, una squadra di Bagnini. C'è ancora l'audio che circola, dei vostri giornalisti, e poi Bagnini hanno fatto un bel bagno alla Roma in quella partita lì. Abbiamo sempre, guarda, la comunicazione romana ci ha sempre avuto questo vizio di parlare prima, e niente, spesso ci si è ritorta contro questa cosa, però vabbè. Capita. E quindi, appassionandoti anche appunto alla regina negli anni, hai deciso, oltretutto a me le tue disamine fanno morire da ridere, se veramente. E anche perché l'ho chiamato Pazzo apposta il canale, Calcio Pazzo, ma che così posso, diciamo, essere magari a volte anche meno giornalistico. Ma sì, ma ci sta, e devo dire che le tue i tuoi pensieri, oltre a fare sorridere, hanno sempre una base di verità. Poi insomma, ognuno, ovviamente il calcio sai che è bello, perché ognuno poi lo vede con i propri occhi, però a volte bisognerebbe vederlo con gli occhi esterni. Nel tuo caso è proprio un occhio esterno per quello che ci riguarda. Ma soprattutto bisognerebbe sdrammatizzarlo un po' di più. A tal proposito, io ti volevo chiedere se poi avete capito, siete riusciti a decodificare che cosa significa traffica.
Ah no, la partita traffica, non lo sappiamo. Hai visto che interviste della follia proprio totale? Però poverini, sai, loro si ritengono la settima tifoseria al mondo, non lo so chi è che gliela, cioè, chi ha deciso sta storia, però devo dire che ormai dai, li vediamo un po' con simpatia, dai. Che dobbiamo fare? Sì. Dovevamo vincere, abbiamo vinto, come ha scritto anche Nicola Bellomo sul suo Instagram, i derby non si giocano, si vincono, e quello è stato. Invece la canzone è dedicata a Simone Corazza, che sappiamo che da un po' di tempo, insomma, si è fermato, ma sta facendo un lavoro incredibile, perché è un bomber nel vero senso della parola, perché non si segna e basta, si gioca anche per la squadra, fa un lavoro sporco incredibile. Quindi Simone, anche se si è fermato perché non sta benissimo, adesso io mi auguro possa ritornare presto. Perché, cioè, se ti è venuta sta voglia di scrivere questa canzone a Simone Corazza? Sappiamo che insomma, l'ha ascoltata anche. Sì, l'ha ascoltata e ha messo anche un like al mio commento sotto. Tra l'altro oggi da qualche giorno ho scoperto una somiglianza, quasi proprio due gocce d'acqua separate alla nascita, con Edin Dzeko. Te l'ho postata anche sul profilo Instagram. Sì, potrebbero sembrare fratelli, dai. È di buon auspicio per lui, insomma. C'è qualcuno qui a Roma contesta Dzeko, che ha fatto 102 gol, figurati. Ma guarda, sulla contestazione dei tifosi caliamo un velo pietoso, perché sappiamo che il tifoso è abbastanza umorale, no? Però essere umorali ad oltranza significa essere privi di cultura sportiva e calcistica. Tu non puoi dalle stelle alle stalle, insomma, ogni settimana cambiare idea ed essere impazzito un giorno ed esaltato l'altro. Però il tifoso è così, dai. Sono gli stessi tifosi che poi il tempo li smentisce, perché magari un giocatore può attraversare un momento critico, ma magari fra un mese, quando entra in condizione, inizia a segnare la rotta di gol, per cui tu vieni smentito. Per cui a quel punto basterebbe stare un po' in silenzio. Ma sì, ma ci sta, l'imprecazione, ci sta una critica, se è costruttiva e non distruttiva, spesso e volentieri. Insomma, tu pensa che noi siamo primi in classifica dall'inizio, stiamo facendo un campionato che siccome nella vita tutto sembra dovuto, ma non è così, non è un campionato ordinario, ma è straordinario quello della Regina. E nonostante ciò, c'è chi sta, io sul mio posto seduta devo stare con le dita, cioè devo anzi, il mio self control ogni tanto lo perdo, perché non è possibile star lì sempre a brontolare, a criticare. Cioè, abbiamo una squadra fantastica, un gruppo incredibile, che è veramente un qualcosa di straordinario, e la gente a volte non riesce a comprenderlo, questo campionato pazzesco che stiamo facendo. Quindi Però, io sono nel settore coverciano, purtroppo. Ho visto tutti gli allenatori mancati di Reggio Calabria, me li sono ritrovati tutti accanto. E quindi Simone Corazza, sei bella come un gol di Corazza. Mi piace il suo modo di essere, diciamo, centravanti. Mi piace il fatto che comunque ce ne stanno sempre meno, che sa colpire la palla di testa, perché per me il centravanti, io nasco con Roberto Pruzzo, cioè il mio primo centravanti. Per me nella storia, quando ho iniziato a vedere il calcio, era Roberto Pruzzo, che era fortissimo di testa. Per cui quando vedo un centravanti che fa un'elevazione, una bella torsione, schiaccia la palla di testa, per me quella è il centravanti. Sono sincero, ero un po' indeciso quando ho iniziato a scrivere, ho fatto: ma la scrivo per lui o per il tank Dennis, che è un altro giocatore che adoro? Che vogliamo dire però di poi Dennis? Musicalmente Corazza mi faceva più rima con altre situazioni, German Dennis non faceva rima con niente. Era più difficile. Ho optato per Corazza. Vabbè, poi magari ne farai una a fine anno per la Regina Gruppo, perché tu sai che noi siamo un po' sulla manteniamo la linea del mister, no? Che non parla mai, giustamente, perché la forza anche di un gruppo è non andare mai a parlare dei singoli, ma del gruppo, perché tu sai, insomma, anche per mantenere gli equilibri è giusto parlare del gruppo, e quest'anno veramente la nostra forza è il gruppo. E magari poi a fine anno, appunto, ne farei una per la Regina. Già tanto ancora c'è qualche settimana, anzi qualche mese. Se la canti insieme a me, ma per carità, ma non ci penso nemmeno. ma anche no. Però un fioretto, però dai, su. Sei il fioretto, vabbè, il fioretto. Invece con la tua Roma, quest'anno devo dire che mi fa arrabbiare, eh? È un po' in sofferenza, però anche lì ci sono tante motivazioni. La prima,
probabilmente di tipo societario. Tu sai che insomma stiamo per passare, speriamo, a una presidenza un po' più coerente. E poi anche tutti questi infortuni che comunque non aiutano, soprattutto dei giocatori più importanti tipo Zaniolo o Diawara, che comunque stava giocando bene, e per cui ogni settimana questo mister, che molti lo criticano, ma deve inventarci ogni settimana la formazione, per cui secondo me qualche motivazione per giustificare c'è. Però diciamo che c'è sempre solo un capitano, non si scappa. Beh, vabbè, Francesco e Francesco. Anche, nel caso nostro anche più di uno, perché sì, come Francesco Totti, ma anche Daniele De Rossi. Anche De Rossi, però Totti nell'immaginario. Beh, sì, calcisticamente. Pensa che mio nipote da piccino, proprio credo che la colpa sia proprio di Totti, perché tifare Roma, Reggio Calabria è una cosa molto, ne conosco solo tre, ma con la stessa passione, ti posso garantire che è proprio una passione come se fosse un romano, e quindi probabilmente è stato Totti che, sai, è diventato anche un personaggio, ma è stato sempre un po' un personaggio, e quindi Totti, certo, devo dire, calcisticamente, e poi quando Totti è andato, ha dato l'addio al calcio, insomma, ma io tutta l'Italia credo si sia commossa davanti a quella meraviglia, perché è stata una giornata incredibile quella dell'addio di Totti. Eravamo tutti in lacrime. La commozione sta anche nel fatto che chissà se rivedremo mai un giocatore così forte, è quello che anche piangevamo. Per cui... Sai, il calcio un po' è cambiato e sta cambiando. Io a volte rivedo partite, anche le nostre di Serie A, ormai parliamo quasi di preistoria, sembra una vita fa, e veramente sta cambiando un po' tutto. Cambiano i calciatori, cambia proprio il calcio, le regole, il tifoso forse, non lo so, cioè, comunque sì, c'è... È così, che dobbiamo fare. È diventato molto più commercialista. Dice, ci prendiamo questo un anno, poi ci facciamo una plusvalenza. Cioè, come se plusvalenza fosse un calciatore che tu lo puoi mettere in campo. Cioè, loro pensano ok, così incameriamo soldi. Ma mica è una carriera a FIFA 20 questa. Cioè, tu devi pensare al calciatore forte da mantenere il più a lungo possibile. Non lo so, è cambiato tutto. È cambiato. Siamo diventati vecchi noi, diciamo. Ah, quello è molto probabile. Però io sei una cosa che non amo particolarmente, per quanto sì, le bandiere sono una cosa bellissima, eccetera, bla bla bla. Ma non mi piace quando un calciatore, parliamo di calcio, viene etichettato mercenario. Cioè, la gente dimentica che è un lavoro. E il lavoro è il lavoro, cioè non è che si può stare sempre solo per la gloria, o se non stai più bene in un ambiente, per quanto tu possa essere legato a quella piazza, parliamoci chiaro, ti arriva un'offerta incredibile, è difficile che tu possa dire di no. Quindi, anche perché io quando la gente li chiama mercenari, ma mettiamoci al loro posto, anche sul nostro posto di lavoro, ti arriva una chiamata, un'offerta decisamente interessante, e che fai? Ti batti il cuore, è sbagliato definirli mercenari, secondo me. C'ho soltanto un piccolo appunto su questa cosa. La prima, soprattutto qui a Roma, insomma, io parlo da vicino perché l'abbiamo vissuto più da vicino. Quando un giocatore fa dei proclami o bacia la maglia o cose del genere, risparmiatelo, soltanto. Esatto, questo, ecco, bravo. Quello bisognerebbe dire, quella è una cosa che infatti la stavo per dire anch'io, sono d'accordo, bisognerebbe evitare di fare ste paraflu, ecco, che insomma è inutile star lì a baciare una maglia. Certo, guarda, andiamo sempre a citare Batistuta. Batistuta è venuto qui da tifoso della Fiorentina, ha spaccato le porte, ha fatto 20 gol, ci ha fatto vincere lo scudetto, non è venuto alla festa al Circo Massimo e dopo 2 anni se n'è andato. Ma io gli devo soltanto battere le mani a uno così, perché ha fatto il suo, non mi ha manifestato più di tanto, e poi quando è stato il momento è andato via, basta. E tutti qua lo portano così. Ce ne sono stati altri invece che hanno fatto molto meno del Batistuta, che si sono baciati la maglia, e poi alla minima occasione hanno fatto il fugone. È quello che lascia la mano in bocca, tutto va. Lo so, questo infatti bisognerebbe evitare questi atteggiamenti, si ostentano atteggiamenti che insomma fanno un po' sorridere lì per lì, quindi ecco, quello bisognerebbe un po' evitarlo. Però per il resto, ragazzi, è lavoro, il calcio è lavoro, per i tifosi è una passione anche per il calciatore, ci mancherebbe altro, ma
bisogna anche guardare in faccia la realtà. Certo è che se devi cambiare per poco, rimani dove stai, insomma, ecco. Certo, passare dalla Roma alla Lazio, ce ne vuole. O dalla Lazio alla Roma. Ma hai detto pastore? No, ho detto io ce ne vuole passare dalla Lazio alla Roma, no. O dalla Roma alla Lazio. Lì diventa complicata la situazione. Ho capito pastore, perché secondo me pastore sarebbe molto bene nel gregge di pecore. Vabbè, quelle le abbiamo viste. Vabbè, ma mi stavi tirando una battuta, non la posso fare. A proposito di pecore. Detto ciò, Andrea, io ti ringrazio e siamo felici, insomma, di questo tuo pensiero che hai avuto, insomma, per Simone Corazza, e speriamo davvero possa portare bene a Simone, che appunto lui vive anche di gol, ma non solo di gol, appunto l'abbiamo detto, Simone Corazza non starà segnando, ma sta facendo un lavoro incredibile per la squadra e per il gruppo. Andrea, vuoi salutare qualcuno? Guarda, io saluto tutta la miriade di tifosi che si sono riversati sul canale, anche e soprattutto grazie a te, che mi stanno tributando tanto amore, ed è bellissimo. I seguaci, ma sono quelli della regina, non miei. Tutti i seguaci. No, sono della regina. Io ti ringrazio, Andrea, vi ricordo il canale Calcio Pazzo, andate a seguire questo pazzo, perché è un pazzo che ci piace, e quindi ti ringraziamo ancora anche da parte di Simone Corazza, ecco, per questo gentile pensiero e un atto d'amore, ecco, non dovuto, nel senso che alla fine è stata una cosa tutta spontanea, ed è che sono i gesti più belli, spontanei. Sono le cose più belle. Adesso cosa facciamo? La vuoi riascoltare? Riascoltiamo. Altrimenti dai. C'è il playback, no, il playback la guardano sul video. Cantiamola allo stadio. Vabbè, chi lo sa e chi lo sa. Nel frattempo io ti ringrazio, ti abbraccio, continuiamo a rimanere comunque in contatto, e tanto insomma ci siamo lì, siamo tutti lì, in questa piazza virtuale che ci ha fatto incontrare. Lo sai come si dice da noi? Come si dice da voi? Ti saluto e ti ringrazio. No. Perché faceva anche un'altra rima, lo sai? Col ti ringrazio. Lo so. Vabbè, io ti abbraccio invece, una buona giornata e grazie. Ciao a tutti. Ciao, a prestissimo. Più, sei quello da giù, piavame la targa, già sai, la polvere mangerai. Si va a pelle spiegate, e nonostante i bastoni fra le ruote, si va, in fondo si arriverà. Poi c'è un cecchino appostato in area, che ogni pallone impallina il portiere. Mio caro difensore, devi cambiare mestiere, perché lui non si può marcare. Simone è il suo nome, al posto del piede ha un cannone gelido e freddo, non conosce emozione. Artefice sei di questo bel sogno, della regina sei il campione. Ammazza che gol, che bomber de razza, e segna sempre lui, Simone Corazza. In area se fa rispettacolo la sua stazza, di testa, di piede, di segna Corazza. Ed ogni sera dici alla tua ragazza, sei bella come un gol di Corazza. Ed ogni sera dici alla tua ragazza, sei bella come un gol di Corazza. Sei tu un trascinatore, 14 gol nel girone di andata, la curva sud ti aspetterà. Simone, il tuo nome e la tua missione è far diventare la regina campione. Simone, il tuo nome e la tua missione è far diventare la regina campione. Ammazza che gol, che bomber de razza, e segna sempre lui, Simone Corazza. In area se fa rispettacolo la sua stazza, di testa, di piede, vi segna Corazza. Ed ogni sera dici alla tua ragazza, sei bella come un gol di Corazza. Ed ogni sera dici alla tua ragazza, sei bella come un gol di Corazza. Ammazza che gol, che bomber de razza, e segna sempre lui, Simone Corazza. In area se fa rispettacolo la sua stazza, di testa, di piede, vi segna Corazza. Ed ogni sera dici alla tua ragazza, sei bella come un gol di Corazza.